A volte ho scritto momenti per descrivere ciò che circonda il mio tempo. La fissa dei giovani al giorno d'oggi sono i soldi, la fama, il far vedere ciò che non si è realmente. Probabilmente sono una specie di un altro universo, con dei valori, che mi portano a modificare ogni dettaglio con passione. Ho visto tante cose per averne 18. Ogni giorno che passa mi sento ripagato. Anche se questa scalata è stata difficile, ringrazio solo me stesso e la mia famiglia per averci creduto in ogni singolo momento. Siamo gli artefici del nostro futuro, le mie scelte, i miei fallimenti, sono parte di me, sono la mia crescita personale. Faccio questo per sognare, per realizzare ogni mio pensiero, per dire io ci sono, per essere fonte di ispirazione per questi giovani e per dare peso alla frase «sei importante fra tante persone». Chiedo scusa se a volte sono stato in disparte, ad ascoltare me stesso invece che le vostre parole. In un sogno bisogna crederci da sé, nessuno capirà quanto te, l'importanza minima di un piccolo gesto. Ho detto basta troppe volte, rispondendo a chi non credeva nei miei sogni e a chi diceva che il tempo perso non lo si recupera. Ora posso dire che non mi avete cambiato, sono solo cresciuto, ed ora vi vedo con occhi diversi. Per tutte le persone che ti diranno non funziona, non lo puoi fare, tu rispondi che questa volta è quella buona, ti capiranno solo quando sarai volato in alto. E dalla vetta tira aria fredda, ma ciò che ti distingue sarà ogni tua scelta. Fai sempre ciò che ti rende felice. Corona il tuo sogno immaginario e come me sarà il settimo cielo perché esisti. Sognare mi rende forte, ed ora sono invincibile. Il viaggio comincia ora, sta a me decidere quale sarà la prossima rotta, ma sempre per sempre la passione sarà la mia unica destinazione. Il trionfo della mia battaglia sono io, la mia persona, ciò che sono diventato. Come ogni onda sbatte contro lo scoglio, sarò il vincitore della mia vita.